Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Le carte leggendarie. Nello scorso video ho semplicemente iniziato il gioco e ho già vinto una locator card sfidando Bonz e il suo deck di fantasmi. Oggi invece dove ce ne andiamo? Ma un duellino con Tristan prima di andare da Esper e roba, che ho detto avrei affrontato in questo duello. Usiamo come ante questa, mi pare che la ante serva nel caso tu perda il duello e voglia appunto non perdere carte rare, però io se dovessi perdere il duello sinceramente penso che me ne farei una ragione e lo rifarei da capo, ovviamente resettando il gioco, certo. Iniziamo evocando l'angioletto. Effetto, questo è l'effetto, vediamo che ho pescato. Ah, rana la poltiglia, bene, fine turno allora. Posso anche scartarla volendo, wow, tanta roba. Oddio, dato che ho 5 carte in mano non posso pescare, mannaggia. Vai, serpente sinistro andato distrutto, attacchiamo con Scale Angel e finiamo il turno. Va bene, bello qua il gioco, veloce, veloce, non ci sono tempi di attesa, mamma mia che bello. Vai, il deck di Tristan è debolino, per farmare soldini mi sa che contro di lui ci giocavo parecchio. Ma come ho detto ho un vaghissimo ricordo della run del D&D di 2 anni fa, quindi sicuramente mi sbaglio. Alla fine molti NPC hanno il deck con mostri di questo calibro, deboli, e mi sbaglio a premere. Ok, vai. Finita praticamente, bella. Non è censurata questa, ma ci sono carte censurate tipo le ragazze arpia. Era molto censurata perché sembrava che stesse praticamente a gambe scoperte, quindi hanno dovuto censurarla perché è minorenne. Ma hanno censurato anche le arpie normali, quindi boh, facciano un po' loro. Finita, molto veloce contro Tristan. Hai vinto il duello, la capacità del tuo deck. Allora, adesso cacciatore di colli was obtained. In inglese è rimasto. Nello scorso video non ci ho fatto caso, ma è rimasto in inglese. Wow, 1750. Giochiamo ancora insieme, ti va? Ok, magari un'altra volta, Allora, adesso devo andare contro Esper Roba, che però lui ha un deck importante. Lui ha il deck con Jinzo. Jinzo non mi fa... Ma Jinzo non mi blocca le carte trappola, perché ne ho due forse, mi pare, in tutto il deck, ma... Andiamo, mettiamo questa come ante e via. Tocca Amos, allora... Userei la giara dell'abilità, l'anfora, non è la giara. Una carta sola mi ha pescato, è vero che funziona così purtroppo. Ok, lui gioca in difesa, allora... Non evoco subito. Iniziamo... Oh, Jinzo numero 7, ovviamente. Io mi ricordo di aver visto anche Jinzo numero 5, ma non ho mai visto gli altri. Non mi ricordo di preciso come funzionavano tutti gli altri Jinzo, non servivano a niente. Se giocati in combo magari sì, però non ho mai visto gli altri, quindi non so se hanno effetti. O se effettivamente esistono. Avete visto Elettro con attacco di 300? Mi ha battuto il pinguino, ma me l'ha semplicemente distrutto. Ora, questo è Elettro, che devo usare un mostro tipo terra, immagino. Eccolo qua. Bene, l'altra volta non sono riuscito a mostrarvelo, invece adesso sì. Quindi con i mostri terra tu puoi sconfiggere l'elettricità. Funziona un po' come in Pokémon. Pari pari. Luce sconfigge demone. Però demone si sconfiggeva con oscurità, luce voglio dire, si sconfiggeva con oscurità, esatto. Infatti non perdo nessun life point, neanche l'avversario. Nel caso il mio attacco è più debole di quello dell'avversario, gli distruggo il mostro e non perdo nulla. Però vinco tramite attributo. Ecco qua invece ha vinto lui perché è bravo e basta. Aveva la carta giusta. Allora questo è... ok, posso sconfiggerlo così. E perde comunque life point. Vinco lo stesso e perde anche life point. Bene, bene, bene. Quindi nel caso fosse un mostro con lo stesso attacco... Dicevo, nel caso ci sia un mostro con lo stesso attacco, beh, poteva farvi del gran male, ma non me l'ha fatto. Allora evochiamo qua l'occhio vitruviano. E sì, vabbè, una cazzata praticamente ho detto. E via. Vinciamo il duello contro Esper Roba. Facile. Vediamo un po' che otteniamo. Anguilla fulmina. Ah, questa servirà tantissimo. Anche se
Fratello. Ora dico mio fratello. Non era lui Vesper Roba. Ah, sì, perché c'aveva i fratelli lui. Sì, ora ricordo. Bene, andiamo contro Vesper Roba. Ti finisco con il mio deck paranormale. Ah, sì. Mi sbaglio a premere tasti. Non penserò di poterti battere, invece sì. Lui ha Jinzo e le carte più forti, molto probabilmente. Hein se ne va. E fine duello, va. E fine turno, no duello, magari duello. Già finito. Il Cribo. Fantasma triste, poverino. Chissà che vita orrenda che fa. Cattiva la nuvola. Mi serve un mostro terra, che non ho. No, questa è acqua, no, fermati. Oddio, che faceva Doppios? Mica mi ricordo. Non mi ricordo che fa. Doron il doppio, non Doppios. Doppios è un'altra cosa totalmente. Ah, mi ha sconfitto con la luce. Allora ti sconfiggo con... No, non ho niente oscurità. Ti mando il demone allora. Vediamo un po'. Almeno facciamo qualcosa. Lancia Demente è sempre un nome che mi è stato sempre antipatico perché sembrava che offendesse. Invece no. Ok. Vipra di fuoco pure, bellissima carta. Tra l'altro, a luglio di quest'anno escono i deck di Yu-Gi-Oh! I box che hanno fatto la leggenda di Yu-Gi-Oh! Quindi magari. Questo che è vento? Ah, ok. Mi sa che è vento batte terra, se non erro. Ora che ci penso. Comunque escono di nuovo i box che hanno fatto la leggenda di Yu-Gi-Oh! Drago bianco, occhi blu, predoni metallici, tutti quanti fino a inizio oscuro, se non sbaglio, quindi se volete accaparrarveli. Tantissima roba. No, cazzo! Ah sì, è 35. Mi ha preso un colpo. Mi sembrava che stavo per attaccare uno con 700 di attacco, non ho letto male, mamma mia. Wow. C'è la maschera di Pippo. Ok. Vai. Finché non riesce a evocare Jinzo sto tranquillo. Tanto non penso ce la faccia ad evocarlo a sto punto. Cattapilla. Neanche ci hanno provato a tradurlo. Ma ha detto vabbè, lascialo così, tanto va bene uguale. Sì, purtroppo tante volte alcuni giochi tradotti dall'inglese o direttamente dal giapponese perdono qualcosina, ma... Che ci vuoi fare? Immortale del tuono was obtained. Bello! 4 stelline, quindi niente tributi e 1500 di attacco. Ancora non era lui, ma quanti ce n'erano? Oh! È lui allora! È lui o non è lui? È lui o non è lui? Come osi importunare i miei fratellini? Beh, il torneo per te finisce qui. Nessuno può battere i miei poteri paranormali. Sì, il deck paranormale di mio fratello è il migliore. È davvero il massimo. Già. Il fatto che vincerò tutti i duelli è una legge che vale per tutto l'universo. Se vuoi dartela a gambe, fallo ora. Ora punto la mia locator card. Ma per te questo torneo è finito. Così imparerai delle noie ai miei fratelli. Non ce la posso fare a premere R invece che L. Quanto sei sciocco. Vincerò io. Metto un po' di talco, non è vero. Mettiamo come ante sempre questa. Tocca a me, bene. Vediamo un po'. Dogra. Un brutto nome. Vabbè, sì. Se ci ha provato ma non... Che fortuna. Bene. Finché riesce a tenere solo un mostro in campo, non puoi evocare Jinzo. Dunque, dai, il sovrano del tuono, quello che ho vinto ora, è molto buona perché mi servirà più avanti. È inutile che mi scopri la mano, tanto ti faccio a pezzi comunque. Dai. E vedi. Mamma mia, che nome è Dogra. Anche se alcuni nomi proprio si vede che non ci avevano voglia. Basta scoprirmi la mano. Te la faccio vedere, eccola. Eccola, mamma mia. Palpebre. Ok. A meno che non gioca mostro resuscitato. Mi resuscita un mostro. Poi riesce a fregarmi. Kaminari Kid è fortissimo.
Io usavo questa, usavo per combattere contro Mako Tsunami. Oddio, si chiama Mako Tsunami in italiano, non mi ricordo. Però vabbè, il gioco bene o male traduce i nomi come nell'anime. Nell'anime localizzato, tra l'altro, quindi un po' così. Vabbè, comunque sia, tre duelli fantastici contro Esper Roba alla fine. Ma sì, io non mi ricordo come si chiama in italiano, quindi lo chiamo Esper Roba. Che faceva, i mostri d'ombra sul campo del giocatore saranno potenziati, i mostri di luce invece deboliti. Mamma mia. Va! Ah, non posso attaccare nel turno in cui attivo l'effetto. Ok. E abbiamo vinto anche la terza locator card, vero? Jinzo! Yeah! Il problema è che... ah, qui ha 6 stelline. Solo 6 stelline aveva Jinzo? Mi ricordavo 7 per qualche ragione. Va bene allora. Non puoi metterlo nel deck. Beh, però allora a che serve? Come? Ho perso! Non ci posso credere! Come ho fatto a perdere? Sì, voce un po' troppo pesante gli ho dato. Fratello! Hai ottenuto una locator card. Siamo a 3. Se vuoi passare di qui devi battere noi, ma non... non mi fa andare comunque. A dire il vero avevo una mappa di tutto il gioco, perché si può comunque scaricare da Google tranquillamente. Ah, posso già andare in vari posti. Negozio di carte. Oh mamma, allora compro qualcosa. Abbiamo Exodio, wow. Dunque, ho 2297 di denaro, ma vorrei comprarmi qualcosa che non richiede un tributo. Tipo questa. 1500, niente tributi. Potrei anche, a dire il vero, 2006, un solo tributo. Wow, ce n'è di robina interessante qui, eh? Drago zombie. Potrei in realtà mettere anche una password. E con le carte vere... tu puoi mettere le password. Ovviamente qua si possono mettere password prima di Yu-Gi-Oh! GX. Quindi tutte le carte uscite fino alla fine del 2000, fino alla fine della serie originale, nel 2004, penso che vadano tutte bene. Io l'ho usata tantissimo, però ora mo di carte non mi ricordo. Potrei mettere Vorsi Predatore, Mostro Resuscitato e farmi il deck GOAT, però... per il momento no, lo farò in un altro momento magari. Tanto anche andati su Google a cercare la carta, se è uscita nel 2004, prima di GX o GX, mettete il codice, tanto si legge lì sotto in basso, a sinistra, e trovate appunto le carte che volete. Ad ogni modo, questo video termina qui. Ho detto, saranno video corti rispetto a Legacy of the Duelist, perché effettivamente il gioco è molto più corto di qualsiasi altro gioco di Yu-Gi-Oh! Possiamo anche andare alla galleria, e questa era... c'è Bakura, questa è roba importante, amici miei. Allora, nel prossimo episodio andrò alla galleria, sfiderò magari Bakura, proverò a vincere, tanto lui non dà la locator card. Ad ogni modo vi ricordo che in descrizione trovate tutti quanti i link utili. Se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.